Oggi abbiamo fra noi nuovamente il dottor Maurizio Agostini, che ci parlerà su tre temi molto importanti. Il primo dei tre. Beh, oggi il primo dei tre, ma comunque i tre temi sono la comunicazione interpersonale come strumento di cura e miglioramento, quello penso sia il tema di oggi. Poi il prossimo lezione sarà eutanasia e accanimento terapeutico e poi parlerà dell'apparato circolatorio. Ecco, volevo solo dirvi, tra questi temi ce ne sono alcuni appunto di particolarmente sensibili che spesso sono usati anche in politica per creare divisioni e fomentare fondamentalismi. È appena il caso di ribadire che ognuno deve giudicare in base alla propria coscienza, ma nello stesso tempo deve rispettare le convinzioni degli altri. Raccomando, come altre volte, di fare le domande, ma di evitare che si sviluppi un dialogo a senso unico fra chi pone i quesiti e il professore. Do la parola al professore, grazie. E devo così al volo dare un istintivamente un apprezzamento per queste parole introduttive, perché è molto vero che i temi così delicati e sensibili non vanno sventolati come bandiere, ma vanno affrontati per quello che sono. Allora, si possono avere delle idee diverse, delle convinzioni diverse, ma l'importante è chiarirci, ed è questo di solito che io cerco di fare, esattamente di cosa parliamo, perché invece quando si va sulle bandiere o sugli slogan, quello di cui parliamo diventa in seconda fila, no? E in prima fila viene lo scontro oppure la strumentalizzazione di quell'argomento, no? E invece sapere di cosa parliamo, eliminare gli aspetti troppo ideologici o troppo radicali e cercare di comprendere le ragioni degli altri per arrivare a delle sintesi che secondo me anche su temi così delicati sono possibili. Sono possibili. Poi prima il responsabile ha citato Marcello Farina, che è un maestro su questi argomenti, e quindi anche se è venuto anche lui da voi a parlare di cose, sicuramente il suo stile è proprio questo, ecco, di non evitare le questioni, ma di affrontarle per quello che sono, cercando di capire di più gli argomenti. Ecco, il tema di oggi è uno di quelli, tutto sommato, perché parlare di comunicazione, di relazione, è un argomento molto ricco, che non si esaurisce né in una elencazione di definizioni o di descrizioni, ma comporta affrontare problemi che hanno una componente psicologica, una componente anche di psicologia sociale, collettiva, perché le relazioni non sono uno dentro l'individuo, le relazioni sono giocate nel confronto con le altre persone. E quindi gli argomenti che vengono fuori sono molto ricchi e in qualche caso anche complessi da affrontare. Io resto un po' fedele a quella che è la mia intenzione, sperando di riuscirci, e vi metto lì una serie di definizioni, di considerazioni di base, di partenza, per avere più strumenti per affrontare anche questo argomento. Noi viviamo non isolati, viviamo in comunità, a partire dalla comunità più piccola che è quella della famiglia, a quella un po' più allargata che è quella della famiglia allargata o del giro delle amicizie, per arrivare a quelle più larghe ancora delle comunità nelle quali noi viviamo, sia concretamente le località, le comunità piccole, territoriali, ma anche allargando, arrivare all'intera umanità, al quadro nazionale, al quadro internazionale, all'intera umanità. Per mettere in campo delle relazioni tra di noi, dobbiamo comunicare. Quindi comunicare è un elemento, uno strumento indispensabile per poter parlare di una relazione interpersonale. Senza comunicazione
non si instaura una relazione. E se fosse possibile, si tratterebbe di una relazione vuota. La prima considerazione è un po' tecnica, ed è questa qua, riassunta in questa diapositiva. Che cos'è la comunicazione? Perché ci sia comunicazione, noi dobbiamo riconoscere un emittente, cioè qualcuno che dà una comunicazione, fa un'azione, un ricevente, cioè quello che riceve questa comunicazione, e in mezzo una freccia che dice il contenuto, cosa c'è dentro quella comunicazione, che cosa io comunico all'altra persona. Vedete che la freccia ha due versi, naturalmente, perché fino il ricevente lo è per un momento e poi appena prende lui la parola diventa lui emittente e l'altro ascolta. Fino a partire dalla più semplice comunicazione, quello del dirsi buongiorno, voi capite che se per la strada io faccio un sorriso e dico buongiorno a una persona che arrivo, io sono l'emittente, quella persona è il ricevente e il buongiorno importante condito da un sorriso, perché potrei anche dirgli buongiorno, no? È il contenuto della mia comunicazione. Subito dopo la parte si rovescia, la persona mi risponde buongiorno a lei, magari sorridendo anche lui. Ecco un modello semplicissimo di comunicazione per capire cosa intendiamo per emittente, ricevente, contenuto. Naturalmente questa parte, vedete, si ribalta continuamente a seconda del flusso che ha la comunicazione. A noi interessa la comunicazione in relazione agli aspetti di cura, cioè nelle relazioni di aiuto, del prendersi in carico di dare una mano a qualcuno. E questo è importante fare già una prima distinzione, perché questo discorso della comunicazione nella relazione di cura può già dividersi in due grandi campi. C'è una relazione di cura, per così dire, professionale. Per esempio, cos'è la comunicazione in sanità? La comunicazione è la relazione tra il medico e il paziente, tra l'infermiera e il paziente, tra il farmacista e il cittadino che va a chiedere qualcosa o a comprare una medicina. Però dobbiamo tener conto che questo discorso può allargarsi a una cura non in senso stretto professionale, ma un prendersi cura che può riguardare ciascuno di noi nei confronti di chi ci è vicino. La moglie col marito, il marito con la moglie, con i figli, con i parenti, con i vicini di casa. Quindi l'importanza della comunicazione e della relazione nel campo della cura, del prendersi cura, ha anche una accezione che non è solo professionale, ma può coinvolgere qualsiasi aspetto della nostra vita insieme ad altre persone, soprattutto, certamente, insieme a persone che magari hanno qualche bisogno, qualche necessità alla quale noi possiamo dare delle risposte. Facciamo un altro passetto avanti. Nel titolo naturalmente si parla della comunicazione come fattore di cura, come cosa che può migliorare la cura. Quindi è chiaro che partiamo da un giudizio già positivo del fatto che ci sia comunicazione, che ci sia relazione tra le persone. E perché è utile? Perché può migliorare lo stato delle cose, del contesto in cui vivono le persone? Per tanti aspetti. Qui ne mescolo alcuni e vedrete che possono avere un senso sia nel campo delle relazioni professionali e anche nel caso delle relazioni più familiari, amicali. Perché è utile comunicare bene? È utile per dare spazio al paziente come centro della relazione.
noi vogliamo vivere in una società che continui ad essere solidale, che continui a cercare di farsi carico dei bisogni delle persone più sfortunate, delle persone che rimarrebbero indietro, e quindi comunicare bene è un modo per mettere queste persone al centro della nostra attenzione, per capire cosa ci chiedono, che cosa possiamo fare. Nei piani sanitari si parla molto del secondo di questi punti, umanizzazione dei servizi. Tutti capiamo intuitivamente che cosa vuol dire. Mettere tanti gradi di umanità, quindi di emozione, di affetto, di empatia. Empatia, questa è una parola che si usa sempre di più al giorno d'oggi, che vuol dire nella mia relazione con una persona in stato di bisogno devo metterci un qualche cosa che non sia di puramente tecnico e freddo, ma anche una di far percepire la mia solidarietà. Ecco. L'umanizzazione dei servizi è un obiettivo che passa attraverso la comunicazione e che vorrebbe migliorare in tutti i momenti la relazione tra persone che danno un servizio, che ascoltano, che devono dare delle risposte e chi invece quelle risposte le chiede. Perché è utile comunicare bene? È utile per essere più efficaci, per capire quello che le persone ci chiedono, di cui hanno bisogno, per farci capire noi quando diamo delle risposte, per dare delle indicazioni. Questo punto dell'essere più efficaci vuole spostare l'argomento dal piano puramente dell'essere più buoni, più gradevoli, più gentili, anche questo è importante, ma non è solo questo, non è una questione comunicare bene per essere più educati o più gentili. Il servizio che facciamo riesce meglio, siamo più efficaci, il medico cura meglio se pone attenzione alla comunicazione, alla relazione. Non è più buono, ci è più simpatico, è anche più bravo, fa meglio il suo mestiere, ci aiuta di più. Quindi essere più efficaci. Abbassare, altro punto che c'è nella diapositiva, abbassare il tasso di conflittualità. Finora parlavamo di relazioni e di comunicazione in senso positivo, ma noi sappiamo che le relazioni possono essere anche negative, la comunicazione può essere anche violenta, anche offensiva, no? C'è anche questo nel mondo, nella vita. E quindi ecco che comunicare bene e anche un po' imparare a comunicare bene può invece abbassare le occasioni di conflitto, che non sono eliminabili del tutto. Qualche volta se c'è da begare bisogna begare. Dobbiamo decidere chi che garezon su certe questioni, no? Però anche lì il tasso, cioè quanto conflitto c'è in questa comunicazione, può essere ridotto se noi sappiamo un po' come vanno le cose e impariamo ad avere un'attenzione, una buona comunicazione. La stessa cosa si può dire a proposito dell'ultimo punto, meno stress, più serenità, meno stress anche per chi lavora. Lo stress di un medico all'ospedale, lo stress degli infermieri è anche dato da una difficoltà nel parlare con le persone, nel farsi capire, nell'essere d'accordo su come andiamo avanti. Se questo ci fosse, e non sempre purtroppo c'è, sarebbe meno stressante, meno faticoso per tutti anche lavorare, no? E aumenterebbe il grado di serenità, sia sul lavoro, nella relazione di cura professionale, ma anche fuori, anche nelle relazioni di vita. L'ultimo punto richiama un altro allargamento del quadro, che dice buone relazioni come sano stile di vita. Buone relazioni vuol dire naturalmente anche buona comunicazione. Che cosa voglio sottolineare in questo, sapete, si parla molto oggi
quando si parla della medicina preventiva, dei sani stili di vita. Allora, le cose che si intende, soprattutto quando si parla di questo, si riferiscono a fumo, alcol, alimentazione, come mangiare per stare meglio, la sedentarietà, l'attività fisica, ma c'è un quarto punto che sempre più viene messo insieme a queste considerazioni, sani stili di comunicazione, di relazione. Quindi anche questo è un elemento che, se riusciamo a mettere in campo, a metterlo in campo, migliora di molto la qualità di salute delle persone e delle popolazioni. E quindi potrebbe anche diventare un elemento importante nel difendere lo stato di salute, di benessere delle persone. Un altro elemento importante che ci fa capire come questi discorsi stanno un po' prendendo piede è questo, che diventa un po' riassuntivo di questo elenco. Il tempo dedicato alla comunicazione, alla relazione, servizi sanitari in cui c'è bisogno anche di non perdere tempo, può essere anche un obiettivo importante. Si dice quel tale specialista deve fare, tanto la sua è una specialità, dermatologo, basta che il dagano ciada e capis, 10 minuti a testa, standard, deve fare tot visite all'ora, per fare un esempio. Oppure il medico dell'ambulatorio ha fuori pieno e comincia a tirar via, perché sa che fuori c'è pieno di gente, no? Allora, questo succederà, non voglio mica adesso, perfetti non è nessuno, no? Ma l'importanza di dire che il tempo della comunicazione, dell'ascolto, è tempo di cura, è un'acquisizione che la nostra azienda sanitaria provinciale ha fatto nelle sue definizioni degli obiettivi per funzionare meglio. C'è questo, un conto è dirlo, un conto è farlo, è difficile ovviamente, no? Ci sono anche condizioni obiettive che spesso lo impediscono, però già riconoscere concettualmente tutti quelli che lavorano, e poi dico tra parentesi, anche nelle relazioni tra di noi, no? Il tempo che dedichiamo a comunicare, a farci capire, a relazionarci, è tempo di cura, sia nel senso professionale che nel senso del prendersi cura l'uno con l'altro. E questo deve portare a delle conseguenze importanti nel modo di lavorare di tutti. Chi è che comunica? Chi sono l'emittente e il ricevente? Sono delle persone. Allora che cosa sono queste persone? Sono delle cose complesse, piene di tanti aspetti. L'uomo è una entità indivisibile, forse c'è anche scritto qua, indivisibile, di aspetti fisici, somatici, cioè che riferiscono al corpo, uno è fatto in un certo modo, è sano, è malato, no? È vecchio, è giovane, quindi sono gli aspetti somatici, fisici, e aspetti emotivi, la sua psicologia, il suo carattere, aspetti emotivi, aspetti affettivi, i suoi sentimenti, aspetti spirituali, che cosa pensa lui della sua vita, perché lei è a sto mondo, ha un senso, è contento di esserci o è in perenne lotta contro se stesso o cerca qualche cosa. Questi aspetti non solo si affiancano l'uno all'altro nel costituire le persone, ma si influenzano. Il nostro fisico e il nostro spirito sono una cosa sola, si influenzano e costituiscono insieme una unità, che qui definisco unità psicosomatica, proprio per dire l'unità tra quello che noi siamo come sentirci, come persone che hanno un modo di percepire se stessi nel mondo e nei confronti con gli altri, e un aspetto importante somatico che è dato dal nostro corpo, che può star bene e metterci in difficoltà, oppure invece metterci completamente a nostro agio.
Quindi una buona comunicazione e una buona relazione non può limitarsi all'accudimento, a un meccanico intervento di manutenzione o di riparazione, ma si incontra sempre con la persona intera, con la persona intera. Un esempio banale, se io vado dal medico perché ho un'unghia incarnita, giustamente il medico guarda il mio alluce e cerca di curare, mi dice se devo operarlo o no, mi fa mettere la pomata, eccetera. Però quell'incontro che io ho con lui è un incontro più complessivo, perché io posso essere lì che sto bene, c'ho solo sto fastidio, non sono agitato, non ho niente da chiedere se non che mi faccia guarire quella cosa fastidiosa, oppure posso essere lì agitato, preoccupato perché poi a casa chi mi fa le medicazioni, che io sono vecchio, non riesco a piegarmi e a curarmi da solo e non ho nessuno a casa. Cioè tutte queste cose entrano in una buona comunicazione e dovrebbero essere oggetto di attenzione in ogni momento in cui due persone si incontrano per affrontare un problema. Naturalmente, così come siamo fatti di psiche e di soma, siamo fatti di aspetti psicologici e di aspetti fisici, anche i nostri bisogni sono, in una certa parte importante, dei bisogni fisici, oggettivi. Dobbiamo mangiare, dobbiamo riuscire a dormire, dobbiamo curarci, dobbiamo vestirci se abbiamo freddo, bisogna medicarci se abbiamo una ferita, e questi bisogni sono elencabili in un certo modo e sono abbastanza anche standard. Ciascuno di noi per vivere ha una serie di bisogni concreti per il proprio corpo a cui bisogna dare risposta. Quelli invece psicologici sono molto più complicati, perché introducono nella relazione, nella comunicazione, un elemento importantissimo di soggettività. Cosa vuol dire? Vuol dire che le stesse cose, per persone diverse, diventano cose diverse. Cioè, la stessa azione, lo stesso problema, vissuto da una persona, se lo passiamo a un'altra persona, prende caratteristiche diverse. Perché diverse? Perché quella persona è diversa, perché la sua vita è diversa, la sua famiglia è diversa, la sua psicologia è diversa. Quindi si introduce un elemento importante di soggettività, di individualità. Quindi capite quanto si complica anche il discorso. Parlare di comunicazione, di relazione, vuole anche dire tener conto di questa complessità. Non si possono, come conseguenza di questo discorso, non si possono dare delle indicazioni rigide o delle istruzioni standard. Per comunicare bene si fa così. Devi dire buongiorno a tutte le persone che trovi per strada. Anche, magari va anche bene. Ma non si può dare indicazioni rigide, né istruzioni standard. Per altre cose, se io devo fare la medicazione di quell'unghia che dicevo prima, posso dare delle indicazioni. Pulisci, porti via qualche elemento di suppurazione, di pus che c'è, metti la pomata antibiotica, fasci, metti il cerotto, boh. Ma nel comunicare, nel relazionarmi, non posso dare delle istruzioni, delle indicazioni rigide, standard. Posso cercare di indurre maggiore consapevolezza nelle persone di cosa c'è in campo quando si comunica. E quindi posso sperare di aiutare i professionisti della salute, ma anche tutti noi, continua a esserci questo doppio binario, a muoversi meglio nel campo della relazione e, che sarebbe già importante, a sbagliare meno, a far meno danni di quelli che a volte facciamo con una comunicazione sbagliata. Ecco, entriamo ancora un po' di più
nel definire gli aspetti della comunicazione. Aspetto fisico, gestualità, contesto. Tutto è comunicazione. 100 bambini delle scuole, cambierebbe tutto. Quello che dico, come mi sento, come parlo, capite? Quindi tutto è comunicazione. Naturalmente sono comunicazione le parole, quello che ci diciamo. Dire questo, riprendo quello che ho appena detto sulla rigidità, di non si può essere dare indicazioni rigide. Detto questo, non vuol dire che ci sono parole giuste e parole sbagliate per comunicare. E non dobbiamo neanche pensare che dobbiamo diventare tutti uguali. Tutti che dicono le cose perfette per poter comunicare. Questo farebbe perdere il colore della vita, la variabilità, quella soggettività che dicevo prima. Quindi non dobbiamo perdere spontaneità. Però io ho scritto qua il discorso parole per richiamarti al fatto che le parole hanno un peso. Quando noi parliamo con un'altra persona, dobbiamo sapere che stiamo facendo una cosa che ha una sua importanza e che con quelle parole io posso aiutare o posso non aiutare una situazione. Quindi solo questo. Poi ciascuno ha le proprie parole, i propri modi e non dobbiamo assolutamente appiattirli, no? Però dobbiamo sapere che comunicare, le parole che usiamo, sono importanti. È importante anche il tono della voce, anche questo è comunicazione. Un tono concitato, agitato, o un tono arrabbiato, o viceversa un tono sereno, cambia completamente quello che noi diciamo. La semplice frase, cosa stai facendo, per farvi un esempio, capite che differenza c'è se io mi avvicino a una persona e dire cosa stai facendo? Fai vedere? Oppure se mi avvicino e dico cosa stai facendo? Che vuol già dire tu stai sbagliando tutto? No, ecco, capite che comunicazione, io ho detto le stesse parole, no, sono le stesse parole, però il tono della voce, la mia espressione fanno sì che queste parole abbiano significati completamente diversi. La gestualità, come mi muovo, cosa faccio con le mie mani, con le mie braccia, col mio corpo, intanto che comunico. Anche questo è importante. Pensate a un ambulatorio medico, in cui ci sia un medico che ascolta il paziente appena arrivato, e intanto, non so, si cura le unghie o fa ordine da una parte, il paziente è lì che gli dice che cosa ha e di cosa ha bisogno, no? È una cosa completamente diversa dalla situazione in cui magari io medico guardo nel volto, ascolto, no? Non faccio altro intanto. Quindi l'atteggiamento anche corporeo è comunicazione, è comunicazione. Il contesto ambientale è già un passetto più esterno, parla dell'ambiente. Allora dobbiamo tener conto, che vado di Leonardo, ma sappiamo coi tempi, dobbiamo tener conto che per esempio parlare in strada con una persona, il buongiorno che abbiamo detto all'inizio, una comunicazione, è una cosa diversa da parlare in un ufficio, da parlare nel negozio, da parlare magari in ambulatorio, da parlare intanto che siamo in fila per arrivare allo sportello, oppure da come parlo quando sono allo sportello e devo dire il mio bisogno e devo ricevere risposte sensate. Quindi anche questo è una cosa che può cambiare. Le stesse parole dette per strada possono avere un significato diverso, meno pesante, delle parole dette per esempio sul corridoio di un ospedale in cui stiamo comunicando su, e magari stiamo parlando della stessa cosa, ma sono due situazioni ambientali diverse. Insieme a questo c'è anche l'aspetto fisico. Se io sono in piazza o al bar vestito da civile,
o se io porto una divisa, il camice, oppure se io sono un poliziotto, un carabiniere e sono vestito da poliziotto carabiniere, le mie parole sono molto diverse. Il peso che hanno, che cosa fanno nella relazione tra quelle persone, c'entra, no? Quindi questo contesto, che è fatto di ambiente, di dove sono, ma è fatto anche di come sono vestito. Io sono sempre io, magari sono un medico, però se io parlo al bar con i miei amici, devo capire che è una cosa diversa da se sono sul mio lavoro e parlo con i parenti di un paziente a dare delle informazioni. E devo tenerne conto, perché sia devo io modificare il mio modo di comunicare e sia la gente deve poter capire con chi sta parlando. Se io parlo in quel momento da amicone con la pacca sulle spalle come avessi il bicchiere di birra in mano, potrei fare dei danni o non farmi capire, anche magari dicendo cose che non sono molto diverse. Un termine unico con cui si riassume questo aspetto del contesto è setting, che è una parola inglese che vuol dire proprio qual è il contesto nel quale avviene quella comunicazione, quella relazione. Allora ci sarà un setting amicale, un setting familiare, oppure ci sarà un setting professionale. Professionale di tipo scolastico, professionale di tipo amministrativo, professionale di tipo sanitario. Questo è importante perché è un elemento che modifica il contenuto e le modalità della comunicazione. E noi tutti, da qualsiasi parte, sia che ci mettiamo dalla parte del medico che dalla parte degli altri, dovremmo fare il possibile per rendere quella comunicazione, come dicevamo prima, più utile possibile, meno conflittuale possibile, più chiara possibile, più efficace. Nella comunicazione, prego. Vorrei passare al punto successivo, un po' verbale, no? Ecco, io penso che dovrebbero, tutte quelle cose che vedevamo prima, dovrebbero avere una coerenza col nostro intimo, col nostro animo, per non essere un medico che sta recitando, finge, cioè, fa vedere che sta guardando te, ma in realtà sta pensando a tutt'altro. E se dentro di sé lui non è attento a me, io me lo posso accorgere, no? Non c'è dubbio. E questa comunicazione, insomma, non può essere falsata da una maschera, da un'apparenza esterna. Non c'è dubbio. Questa è una considerazione, avete sentito tutti, sì. È una considerazione molto logica, molto giusta. È mettere in contraddizione le mie parole dalle cose che faccio, no? E questo può essere riconoscibile, molte volte è riconoscibile, perché ci accorgiamo se uno ci sta ascoltando davvero o se è lì che pensa dopo andare a sciare sabato e sta qua a me parla del suo mal di panza. No. E ce ne accorgiamo, ma qualche volta possiamo anche non accorgercene se una persona è particolarmente abile. E andando avanti accennerò ad alcuni aspetti che c'entrano con questa considerazione. E andando avanti a definire altri aspetti che c'entrano, perché questo stiamo facendo, con la comunicazione, parliamo dello stile personale. Dicevamo prima che siamo tutti diversi uno dall'altro e che non vogliamo appiattirci, diventare tutti uguali. Allora, questa diversità, come si manifesta? Intanto diciamo che è una ricchezza, è anche una moltiplicazione di opportunità. Cosa voglio dire? Beh, se voi siete stati in un reparto ospedaliero, per restare un po' attaccati ovviamente di più alla realtà sanitaria, per un ricovero, anche per motivi non gravi, vi sarà senz'altro capitato di dire con quella persona comunico bene, a quell'infermiera riesco a dire le cose. O se venne il dottor tale, che parlo volentiera. Se è il primario, se è quell'altro, mi imbarazza, no? Allora,
noi potremmo trovare che un'altra persona lì vicino, nel letto vicino, ha impressioni completamente diverse. Oh, quel lì ti piace a te, minor, non che parleria mai, no? Perché? Perché sono diversi. Siamo diversi noi e sono diversi loro. E questa è una ricchezza, perché più diversi sono i poli relazionali, cioè le persone con cui io mi raffronto, posso trovare da ciascuno l'elemento che mi è più utile. E posso trovare, anche se con una persona, sempre quella, non vado d'accordo, per fortuna c'è un'altra lì vicino con la quale riesco a mettermi in relazione. No? Quindi la diversità degli stili personali è una ricchezza che moltiplica le possibilità di relazionarci e di relazionarci bene. Anche qua, quello che io scrivo qui è una questione solo di tenerne conto. Dobbiamo essere consapevoli che alcuni stili possono aiutare, favorire la comunicazione, altri ostacolarli. O comunque devo tener conto delle situazioni. Allora qui c'è un elenco di cose molto oggettive, per esempio l'età. Sapere, che se, guardate, faccio una piccola parentesi, alcune cose possono sembrare banali, ma poi se ci pensiamo nella realtà anche di tutti i giorni, a volte ci sfuggono. L'età, sia l'età di chi parla che l'età di chi ascolta, influisce nella comunicazione. Crea uno stile che è di quella persona. Per cui se io dico stai buono, non fare capricci, lo dico a un bambino, è una cosa. Se ho davanti mia moglie, stai buono e non fare capricci, quella frase prende un altro significato. Se sono un infermiere al letto di una persona anziana e gli dico stai buono, non fare capricci, capite? E non dico chi che ha ragione, perché magari ha anche ragione l'infermiere, perché a volte non sempre i pazienti sono. Però è solo per dirvi che accanto agli aspetti di setting di cui abbiamo parlato prima, ci sono questi aspetti che modificano lo stile. Dovremmo capire che a chi ci rivolgiamo comporta un tenerne conto e quindi adattare il nostro stile di comunicazione, per esempio, all'età. Anche il sesso c'entra, l'appartenenza di genere, perché una comunicazione che magari importante, magari che ha a che fare con le mie condizioni di salute, per esempio, che me le faccia un uomo o una donna, può avere differenza, soprattutto se si trattasse di cose anche delicate, che hanno a che fare con l'appartenenza di genere. Mi viene da citare in questo punto qui un aspetto un po' critico della sanità oggi, che dopo aver viaggiato forse eccessivamente in una divisione troppo rigida, maschi, femmine, no? Adesso ci sono situazioni, ci sono state anche lettere di protesta sui giornali, in certi luoghi della sanità c'è più promiscuità. Per non avere letti vuoti si dice la sezione femminile è piena, ma che posti lì, metten lì. In qualche circostanza è successo anche nelle camere insieme, no? Allora è chiaro che i momenti dell'emergenza fanno superare, insomma, sono in unità coronarica, ci sono le tendine, chi viene con un infarto acuto non posso pensare di non prenderlo perché è un uomo e una donna in un nuovo posto, bisogna. Però la tendenza aziendalistica al massimo dell'efficienza rischierebbe di far debordare queste cose anche al di fuori dell'emergenza. E questa è una cosa a cui bisogna prestare attenzione. Quindi l'età, il sesso, poi questo discorso del sesso lo riprenderò verso la fine. Il carattere, tenere conto del carattere, il carattere delle persone dà un'impronta, uno stile personale
alla relazione e alla comunicazione. Possiamo trovarci di fronte a persone introverse, che parlano poco, che tengono dentro tanto, oppure estroverse, che tenderebbero a contare tutto, anche quel che magari non serviria. Possiamo trovarci di fronte a persone timide, che fanno fatica a dire le loro cose, o a persone invece più aggressive, che mi dicono tutto come se ce l'avessero con me. Ci sono queste modalità, anche qui non dobbiamo appiattirle, ma dobbiamo conoscerle. Se noi, quel medico è un rustic, te dis tut come se te desse una sberlone, no? Dobbiamo riuscire anche, lui dovrebbe rendersene conto e cercare di addolcire, senza diventare un altro. Noi dovremmo anche magari conoscerlo anche noi e capire quanto è proprio inaccettabile e quanto è proprio è abituato a far così. Lo capisco, mi fa quasi anche simpatia magari certi aspetti, però capite quanto i caratteri delle persone incidono sullo stile personale della comunicazione. Naturalmente poi si accenna la cultura, una persona che conosce molte cose, che ha studiato tanto, può parlare in un certo modo, una persona più semplice, che vuol dire solo semplice, non semplizzona, perché abbiamo delle persone che non hanno studiato e che sono molto più sagge di persone che hanno fior di lauree, quindi non vuol dire nella relazione questo, però certo nella comunicazione questo può avere un peso per il linguaggio usato, per i termini. Il ruolo professionale naturalmente lo abbiamo già citato prima, no? E questo punto, detto in questo punto, mi dà l'occasione di ricordare che quando si parla della relazione medico-paziente, per esempio, parliamo di una comunicazione asimmetrica. Che cosa vuol dire? Prima avete visto che nello schema iniziale emittente e ricevente erano sullo stesso piano e l'esempio era quello dell'incontro per strada e ci si saluta. Siamo uguali. Quando invece io sono in ambulatorio, il medico è l'uno, sommi, no? Allora questo crea una relazione per forza di cose, qua non è un difetto, che è asimmetrica. Perché? Perché noi due in quel momento lì non siamo uguali. Io sono portatore di un bisogno e magari sono anche preoccupato, sono un po' agitato, non capisco cosa mi succede, no? Sono in posizione di bisogno, di necessità. L'altro ha una posizione di potere forse aiutarmi e comunque di avere un livello su questa materia di competenza maggiore, mediamente, ecco, senza dar giudizi sui singoli, però il medico qualcosa de plus de mille ne sa, l'avrà studiato. Quindi questo crea la situazione di una relazione asimmetrica, di cui dobbiamo, ma la stessa cosa si potrebbe dire se vado alla commissione tributaria delle tasse, io sono quello che se non capisce perché mi ha mandato la lettera che devo pagare chissà quanto, e l'altro è quel che sa tutte le leggi e il medislu. Allora, queste sono relazioni per forza di cose, non per errore, sono così, asimmetriche, in cui le due persone non sono lì che giocano a briscola e sono uguali. Non sono in casa in cui abbiamo la stessa importanza, mia e mia moglie parlem, e nessuno prevarica. Ci confrontiamo, ma nessuno ha ragione per principio. Lì c'è qualcuno che ha un po' più ragione perché ha più competenza. Allora anche di questo dobbiamo tenerne presente, perché fa parte dello stile personale. Sembra una banalità, ma guardate che succedono tutte e due le cose. Succedono medici oppure gente allo sportello che non sono professionali e ci parlano come se parlassero al bar con un amico, o ci sono anche cittadini o pazienti che vanno dal medico pensando che gli sa da tullori, perché gli è nato a vedere su internet eccetera, e che dico mia il medico cosa deve fare, deve solo scrivermi sta roba che so da mi dopo, no. Ecco, quindi non è banale richiamare questo aspetto.
Poi naturalmente le esperienze di vita, ci cambiano. Io adesso sono in pensione, ma io che ho fatto il medico per 40 anni, questo cambia il mio stile personale, anche quando non lavoro. Se a casa mi telefona un amico, guarda che go, no? Subito non sono capace di parlargli come se non fossi. Quindi anche questo è giusto, anche ciascuno di noi diventa un po' quello che ha fatto per tutta la vita e anche quello che gli è successo. Se a me è successa di fronte a una situazione, un fatto grave, io tenderò al riproporsi di qualcosa che assomiglia ad allarmarmi molto, perché ho il ricordo nella mia esperienza di vita di un fatto grave successo in quel contesto e quindi ho sempre paura che possa ripetersi. E magari non è così. Allora, anche questo solo per saperlo, che tutte queste cose giocano nel nostro modo di comunicare. E a questo proposito vorrei fare una carrellata di alcuni problemi di cui tener conto nelle comunicazioni e nelle relazioni. Alcune annotazioni particolari che arricchiscono un po' il quadro del discorso. Il significato delle comunicazioni, della comunicazione, cambia nelle varie fasi della vita. Questo è una specificazione di quel che dicevo prima. Lo stesso fatto, la stessa cosa, la stessa comunicazione che io devo dare, in persone diverse, che hanno per esempio età diverse, hanno un significato diverso. E qui faccio riferimento al discorso delle riparazioni impossibili, di cui io devo tener conto. E vi faccio l'esempio, i lutti, che vuol dire aver perso qualche persona cara, vicina, sono sempre fatti negativi, molto stressanti, che creano dolore per la mancanza, per la perdita. Nella terza, quarta età, nelle situazioni molto avanzate, queste situazioni che succedono, anzi succedono più frequentemente, ovviamente, nelle età avanzate, possono avere il sapore di sentenze definitive. Capite? Se in una coppia uno dei due coniugi ma viene a mancare, è ovviamente un dramma, anzi vorrei dire in età giovanile può essere un dramma anche maggiore per mille motivi concreti. Però quando io parlo con quella persona che ha subito questa mancanza, devo tener conto di una situazione particolare, che una persona relativamente giovane istintivamente pensa davanti a sé a un arco di vita nella quale quella situazione, quel lutto, quella mancanza dovrà in qualche modo venire elaborata, forse venire superata, trovare altri motivi per andare avanti in una vita presumibilmente ancora lunga. Queste situazioni in una persona molto avanti con gli anni possono avere la sensazione di sentenze definitive. Cosa ho da sperare io? No? Come potrò compensare questa perdita? Che sono anch'io incapace di avere uno sguardo un po' lungo. Allora questo aspetto del sapere quel problema, se lo sto dibattendo con una persona che ha un contesto, una prospettiva di vita di un certo tipo o di un altro, è un contesto importante, è una cosa di cui io devo tener conto molto. E torno a dire, sia io come medico che faccio nel momento che faccio il mio mestiere, il mio lavoro, ma anche ciascuno di noi quando si trova vicino ad amici, parenti e persone che subiscono questi inciampi nella vita che ci sono, no? Quindi bisogna avere attenzione, perché le nostre parole devono pesare di più
nel dare sollievo a persone che hanno una situazione di vita diversa tra di loro. A proposito di situazione di vita diversa, penso al problema della solitudine. Comunicare con le persone che sono sole comporta un peso molto maggiore di delle nostre parole, e quindi la comunicazione deve essere molto attenta, se non altro per il numero delle parole. Una persona che vive in famiglia, che va a lavorare, che esce, che dice migliaia e migliaia di parole al giorno. Una persona che vive sola e riceve magari a sera la visita di un amico o di un'amica per passare 10 minuti insieme, devo sapere che quelle possono essere magari le uniche parole che lui scambia o lei scambia in quella giornata. E quindi il peso, la risonanza, no? Che queste parole hanno è importante. E allora devo magari metterci un grado di attenzione in più. E approfitto anche per ricordare, ve l'ho già fatto questo discorso altre volte, sulla solitudine, che sicuramente è un problema in molti casi, ma non dobbiamo neanche considerarla come, adesso si dice, il rischio maggiore, la solitudine, no? C'è ovviamente, ma ci sono tanti tipi di solitudine, no? Allora, e dobbiamo tenerne conto, per dirlo in breve, c'è una solitudine oggettiva, cioè uno è davvero solo perché abita a 20 km dalla casa più vicina e in casa non c'è nessuno, lui solo. E c'è una solitudine soggettiva. Io vivo vicino a 1000 persone, però sono dentro una scatola, non riesco a comunicare, nessuno mi... non esisto per loro. E io non riesco a mettermi in relazione con loro. Quindi attenzione, c'è una solitudine oggettiva, una solitudine soggettiva, e all'interno di queste c'è una solitudine che io non ho scelto, che non mi piace, che è solo subita perché la mia vita è andata così, e c'è una solitudine di una persona che quasi sceglie di stare da solo in certi momenti. Naturalmente nessuno, perché allora c'è patologia e c'è rischio nella solitudine assoluta. Ma i caratteri che dicevo prima ci rendono anche diversi in questo. Qualcuno ha sempre bisogno di avere qualcuno lì. Qualcun altro è anche contento di passare qualche ora a fare le proprie cose, a riflettere, a ascoltare musica, a pregare, a fare quello che vuole, no? Comunque la solitudine ci pone questo problema di essere particolarmente attenti alla relazione e alla comunicazione. Un altro aspetto è quello della depressione, devo accelerare un pochino, della depressione, cioè sapere se una persona, perché la depressione non è che ce l'abbiamo scritta in faccia, qualche volta sì, si vede che sei giù, si vede che sei depresso, ma molte volte le persone non è che hanno scritto in faccia i loro patimenti interni. Allora un di più di sensibilità da parte di tutti noi, a maggior ragione da parte del medico, per esempio, che vede quella persona, gli sembra che venga solo a disturbarlo perché non ha niente di importante, proviamo a pensare che non ci sia invece una sofferenza di questo tipo. Forse la tua comunicazione, invece che dire ma non sta a rompermi le scatole, ti sei sempre qua e ti sei san come un becco, no? E invece magari avere una attenzione all'ascolto un po' migliore può essere una cosa utile e necessaria. Altre cose che accadono nella comunicazione e quindi a cui bisogna stare attenti sono le ultime tre. Le collisioni, che cosa vuol dire? Tutti sappiamo, due macchine che si scontrano hanno avuto una collisione frontale. Allora, qualche volta il modo di comunicare, due persone che si parlano, hanno uno stile di comunicare che facilmente sfocia in una collisione. Torno a dire, ognuno di noi è fatto come è fatto, no? Quindi non...
però saperlo, io sono piuttosto aggressivo nel parlare, nel comunicare. Allora devo stare un po' attento che questa aggressività non faccia, vi sarà capitato anche che al di là delle intenzioni, voi non volevate dire niente di spiacevole, però quando parliamo io e lei ci impuntiamo, dopo 3 minuti che parliamo, begim. Allora la collisione è una cosa che dobbiamo cercare di evitare, Pensate se spostate questa cosa nelle robe professionali, arriva l'infermiera per fare la medicazione o per cambiare il catetere o quel che l'è e comincia a dirci delle cose e noi gli rispondiamo a male parole, andiamo in collisione, non siamo più capaci di collaborare, non me lascio neanche a fare la medicazione, la paro via, no? Cioè, quindi dobbiamo stare attenti alla tendenza che qualcuno di noi, anche per carattere, ha di relazionarsi con gli altri in modo di collidere. La collusione, che è una parola forse meno risaputa, è l'esatto opposto. Colludere con qualcuno significa mi alleo con quello lì, ma è un'alleanza impropria, non mi alleo perché siamo vicini, perché ci vogliamo bene, perché vogliamo le stesse cose. Solmite capisco, no? Allora la collusione è quello che a volte anche negli ospedali succede, perché ci sono pazienti che, che sono più simpatici e altri meno. Allora devo evitare che questo atteggiamento, questa simpatia, che è utile, a volte serve, meglio se c'è, devo sapere che però non devo farmi ingannare da questo rapporto che ho con lui. Non devo dargli sempre ragioni su tutto, devo mantenere una certa obiettività per poter dire questo sì, questo no. Quindi evitare le collisioni, ma evitare anche le collusioni, perché poi le alleanze, queste alleanze improprie, sono spesso contro qualcuno, no? Allora, no, ti dimmi a me che poi che parlo mia al medico, no? Io colludo con uno perché sento invece il medico come un avversario. Queste situazioni possono creare problemi. E il problema, dietro a tutto questo, c'è il problema della sincerità. Qui ne accenniamo, poi se avete voglia ne parliamo nella discussione. La sincerità, la verità possibile. La sincerità è un valore, no? Naturalmente. Però noi sappiamo anche che la verità è una cosa che può anche far male. Allora questo non nelle relazioni di cura non autorizza a dire bugie. Noi dovremmo, come medici in primo piano, ma anche tra la gente, non raccontare balle, perché questo toglie fiducia al proseguo o rende queste situazioni dopo difficilmente recuperabili. Però naturalmente la tendere alla sincerità non vuol dire sparare in faccia le verità alla gente. Posso dire dei pezzetti di verità, quelli che io ritengo siano utili per andare avanti e quelli che io ritengo siano sopportabili dalla persona a cui sto parlando, no? E quindi ma il non dire bugie è importante, perché se io dico dei pezzetti di verità, questi li posso sempre recuperare andando avanti e dicendo qualche cosa di più. Se invece io racconto una balla, devo smentirmi e perdo fiducia dopo. Ma come? Ma hai detto questo e adesso vieni a dirmi, perché le cose sono andate avanti per un certo senso, a dire che non era così, no? E è passata un'ora, ci fermiamo. Sì. Degli stili di comunicazione, abbiamo parlato di alcuni argomenti particolari, abbiamo cercato di dire cosa è comunicazione. Ora, in modo un po' più riassuntivo, questo schema dice cosa dobbiamo coltivare per comunicare meglio, cosa dobbiamo cercare di fare di più. E vi ricordo che sempre dobbiamo riferire questo ai rapporti professionali, ma anche alle relazioni
in senso più complessivo di tutti. Allora, capacità di chiedere. Sembra una sciocchezza, ma ci sono delle persone che non sono capaci di chiedere, per orgoglio, per vergogna, per cosa vuoi che gli dica se... Ah, è chiuso la cosa. Ah, più vicino allora. No? Quindi per avere una buona comunicazione dobbiamo imparare tutti a far capire di più che cosa chiediamo. Qual è il bisogno che ci muove, che sentiamo in quel momento. Ma non solo un bisogno, per esempio, di un intervento sanitario, anche, ma anche un desiderio, un bisogno positivo di fare qualcosa di più, una curiosità, imparare a dirla, essere quindi più propensi ad aprirci, ad avere una capacità di chiedere. A fronte di questa, e qui sì, soprattutto in chi esercita professioni sanitarie, la capacità di ascoltare, quindi dedicare tempo all'ascolto e di non accontentarci delle parole, ma anche di guardare i sensi, ci sono tutti, perché spesso le parole sono una piccola parte, spesso le parole possono ingannare anche, come si diceva prima, però ascoltare vuol dire osservare, guardare in faccia le persone, intuire qualche cosa, dedicare attenzione. La terza cosa che ha scritto è chiedersi qual è l'obiettivo, che cosa possiamo fare noi due per comunicare meglio, oppure dalla nostra comunicazione che cosa vogliamo. Gli obiettivi non sono sempre espliciti. Qualche volta la comunichiamo per risolvere un problema. Vado dal medico perché sono ammalato e voglio guarire. E questo succede moltissime volte per le cose più normali che capitano. Ma qualche volta io posso, e il medico dovrebbe accorgersene, so che la cosa è complicata, magari so che la mia malattia è cronica. Non ti chiedo questo. Voglio informazioni, voglio saperne di più. Quindi aiutami o dimmi dove trovarle. L'obiettivo qualche volta è essere riconosciuti come persone, esatto. Soprattutto nelle persone, esatto, che sono molto sole, per esempio, o che hanno difficoltà a esprimersi. Il mio tentativo di comunicare non è che voglio, non ti chiedo niente, ti chiedo che tu mi riconosci come una persona, magari come una persona sofferente. Per me è già un sollievo questo. Qualche volta dall'altro lato, e quindi qui dobbiamo stare attenti, la richiesta è camuffata per ottenere dei vantaggi secondari. Nella comunicazione succede anche questo. Ho bisogno di attenzioni. E allora io sto benone, però vado e dico che non sto bene. L'obiettivo mio non è guarire di qualcosa che non ho, è che mi facciano una carezza, mi facciano un sorriso, che si prendano un po' carico di me. Quindi ho bisogno di attenzione. Devo accorgermi, se siamo attenti, professionalmente o anche no, possiamo vedere che dietro tante cose, anche nelle famiglie questo può succedere, no? Che i bambini che si comportano male perché sono cattivi, no, magari chiedono delle attenzioni. Chiedere delle attenzioni, oppure andiamo su cose anche più piacevoli, chiedere riconoscimenti di invalidità, una pensione a cui magari non ho così tanto diritto. Allora io l'obiettivo, vado dal medico e gli dico mille cose che sto male. E il medico comincia a non capire, si arrovella a dire cosa avrà sto qua, eccetera, e magari l'intenzione è un'altra, voglio che tu mi faccia un certificato che sono invalido. Saperlo, qui non stiamo dicendo chi ha torto e chi ha ragione, magari ha ragione quella persona, però il medico dovrebbe, cioè l'altro dovrebbe essere capace di dirlo, così è più chiaro, possiamo parlarne.
il medico dovrebbe essere capace di accorgersi. Perché in questi casi si arriva a parlare di un'altra cosa, che è la manipolazione. Manipolare che cosa vuol dire? Vuol dire io cerco con il mio modo di comunicare con te di imbrogliarti in qualche modo perché tu faccia quello che serve a me. Questo si chiama manipolazione, che può essere fatta a fin di bene o a fin di male, però nelle comunicazioni dobbiamo stare un pochino attenti a non farci manipolare, no? Tutti, a non farnela contar su da un che è bravo a parlare, ecco. E quindi capire qual è l'obiettivo, di cosa stiamo parlando, basta girarci intorno, no? Veniamo al punto. Un altro capitoletto delicato di cui volevo parlare è questo, la fisicità, perché abbiamo detto prima, tutto è comunicazione, no? Le parole ma anche i gesti, il modo di fare, il modo di essere, di vestirci, il posto dove facciamo la nostra comunicazione. C'è anche un discorso da fare, qualche spunto, sulla fisicità, perché comunicare, parlavo all'inizio del sorriso, il buongiorno col sorriso, comunicare è anche uno sguardo, qualche cosa che non sono parole. Comunicare può essere anche un contatto, la fisicità intende questo, toccarsi, no? Allora stringere, sappiamo tutti, una persona malata a letto, tenergli la mano, no? È una delle pratiche più antiche di cura, di prendersi cura delle persone, di far sentire una vicinanza, quindi dare la mano, fare una carezza, abbracciare. Questo sono elementi di fisicità che fanno parte della comunicazione, della relazione. Allora, è una cosa importante, è una cosa da fare, anche qui con una certa attenzione a quello che stiamo facendo, no? Nelle relazioni di cura, se ci sembra che un gesto, un contatto, rafforzi la bontà di quel momento, aiuti, dobbiamo farlo, è una cosa buona. Dobbiamo però capire che è un passetto in più rispetto alle parole e quindi dobbiamo stare attenti al significato che ha in quel momento, quel gesto, quel contatto, la carezza, l'abbraccio. Valutarne il significato, cosa può capire la persona di questo mio gesto? Può spaventarsi? Oppure può fraintendere? Quindi io devo saperlo, non per non farlo, ma per sapere, capire che cosa c'è dietro la disponibilità a un gesto. E quindi io devo fare tutto quel che mi sembra utile, però mantenendo la mia autonomia e la mia valutazione. Lo faccio perché so che devo fare. Non rinuncio alla mia, non mi faccio invadere da questo gesto. O non prendo l'altro che mi ha dato la mano e gli prendo tutto. No? Devo considerare queste cose. E qui c'è un problema che soprattutto nella parte professionale del problema della relazione è importante, che è quello della distanza giusta. Questo è un problema enorme che dovrebbe essere affrontato fin da quando uno studia per fare il medico, l'infermiere. La distanza giusta che cosa vuol dire? Quando io sono vicino a una persona in condizioni di bisogno, io devo avvicinare, non devo stare troppo lontano, perché non capisco, non devo restare troppo indifferente. Questo qua piange, mi dice che ha male e io non sento nessuna compassione, nessuna empatia, no? Me ne sto lontano, distanza eccessiva. Non devo neanche farmi travolgere. Allora ogni volta piango con lui, no? Divento lui stesso. Me lo porto a casa, non so, adesso esagero per farvi capire, no? C'è, e guardate che non è facile, c'è una distanza giusta, che non è eccessiva, al punto da non farmi percepire come una persona interessata ad aiutare, non interessata solo per mestiere,
anche magari proprio per solidarietà, per comprensione, però che questa distanza non diventi una cosa che mi travolge, che mi fa, pensate anche un infermiere, un medico, se dovesse essere coinvolto completamente in tutte le situazioni di sofferenza che vede, scioppa, no. E anche certe volte non fa bene il suo mestiere magari, perché occorre avere una certa obiettività di fronte alle situazioni. Quindi il problema della distanza giusta, che si trova una sua specificazione importante anche in questo discorso della fisicità. Un'altra parte a cui voglio... No, non è questa. Sì, è sempre rimanendo qui. Parlando sempre della fisicità, volevo dire, ma rapidamente cerco, alcune cose riguardo alla sessualità. Vedete, lì c'è scritto la sessualità e le sue trasformazioni. Allora, ciascuno di noi è uomo o donna per appartenenza di genere. Questo cambia le cose, perché il ruolo delle donne nella storia è uno, degli uomini è un altro, quindi se io parlo, commento, cammino con un uomo o con una donna, non è proprio la stessa cosa, no? Non è proprio la stessa cosa. Sono due mondi, le due facce della luna, qualcuno dice, no, le due metà della mela che devono andare insieme, ma rimangono pur sempre due cose che portano delle diversità. Allora, questa appartenenza di genere è ineliminabile nell'identità e nella modalità delle persone ed evolvono nel tempo da giovani è una cosa, da adulti è un'altra cosa, da anziani è un'altra cosa ancora. E non c'è solo una appartenenza di genere per cui io sono un uomo e sono una donna, ci muoviamo anche a volte... La vera che è delle donne che è dei masciassi e che è degli uomini che è un po' più teneri e quasi femminili. Però qui la gamma è sempre varia. Rimane comunque un'impronta che l'appartenenza di genere ci dà. Questa appartenenza di genere è legata anche alla sessualità proprio. Quindi alla nostra storia di persone che hanno dentro la propria esperienza anche un modo o l'altro, più felice, meno felice, più complicato, ma di esplicare, di vivere la nostra sessualità. E questo ha una sua importanza nella comunicazione, nella relazione. E nelle persone anziane, nella terza età e nelle persone malate, come evolve questo senso di appartenenza può essere molto diverso. Allora dico alcune cose. Qualche volta il senso di appartenenza di genere legato all'aspetto della sessualità si affievolisce, è anche la cosa più normale da un certo punto di vista, fino qualche volta alla, ma non nella minoranza dei casi, fino alla soppressione completa. Non ci sono più desideri o bisogni o sensazioni legate alla sessualità. Qualche volta invece, e anche qua, forse è una cosa anche più normale, c'è una trasformazione nei modi. Una sessualità che nella età adulta è di un certo tipo, lascia il posto a un desiderio, a un bisogno di tenerezza, che è un modo per esprimere un esercizio della sessualità, che non è solo la genitalità, solo l'aspetto concreto dell'atto sessuale. La sessualità son tante cose insieme. Qualcuno cancella questa situazione e la sublima. Una persona che a una certa età si occupa di tutt'altro, come se le energie che dentro di noi ci sono, che sono anche di natura di genere e di sessualità, trovano una loro esplicazione nel fare altre cose. Mi dedico all'associazione, al coro, alla parrocchia, ecco, e questo mi soddisfa, mi dà già una risposta per cui io non ho più bisogno di pensare a quell'altro aspetto. Queste cose succedono di solito col passare del tempo o quando siamo affetti da una malattia di tipo cronico. A volte però succedono anche degli inconvenienti come la perdita dei freni inibitori. Dobbiamo saperlo, qualche volta
questo aspetto si traduce in un modo esagerato e malato di vivere la propria sessualità. Pensiamo a tante forme di demenza senile, in cui a volte questi temi non ci sono per nulla, a volte invece diventano che uno che è sempre stato tranquillo e fa delle cose sconvenienti, no? Può succedere, senza parlare di colpe di nessuno, nella patologia. Oppure, riguardo all'appartenenza di genere, sviluppo dei deliri o delle ossessioni, per esempio l'ossessione di gelosia. A me è capitato di vedere peggiorare molto la possibilità di relazione in una coppia in cui uno dei due, da anziano, di solito capita agli uomini purtroppo, e vedono in modo delirante, in modo irragionevole, sospetti di tradimento, ma persone che hanno anche 80-85 anni, voglio dire, in cui basta che la moglie vada a fare la spesa o addirittura dalla cucina vada di là, perché io ho il terrore che vada a fare qualche cosa, che queste cose in modo patologico a volte succedono. E quindi sono cose di cui tener conto in tutti i discorsi che dicevo prima nella relazione, no? E ovviamente questi discorsi hanno un sapore molto diverso, un significato molto diverso se avvengono in famiglia, nella coppia per esempio, dove comunque le due persone hanno una vita insieme che è fatta anche di scambi e di relazioni molto intime e personali, ma hanno importanza e bisogna distinguere da quando questo succede fuori dalla coppia. Quindi può succedere anche con un'infermiera, con la badante, con l'assistente sociale, col personale della casa di riposo. Allora io le dico perché queste cose ci sono. Allora è utile saperlo. Perché? Perché quel discorso che facevo prima della fisicità deve fare i conti con queste cose. E quando io, magari volontario, che vado alla casa di riposo e mi relaziono con persone in stato di bisogno e voglio comunicare con loro, devo pensare che la mia fisicità pesa anche in relazione a queste cose. Anche qui non lo dico per dire allora mi sto a 3 metri perché magari quel lì, non so, slonga la mano. Non è questo. Però devo chiedermi, poi lo conosco, o la conosco, quindi capirò pian pianino, se le mie azioni e anche i miei gesti possono essere troppo rigidi, troppo lontani, oppure troppo ingenuamente disponibili per evitare esperienze che sono anche spiacevoli, no? E quindi non devo giudicare le persone, ma devo mantenere la capacità di una mia valutazione personale. Allora valuto, io ho una certa esperienza, non sono nato ieri, e capisco che in questo contesto relazionale io posso fare fin qui tranquillamente. In quest'altra no, perché capisco che c'è un equivoco, capisco che c'è un fraintendimento, e allora controllo le parole che dico e i gesti che faccio, la mia comunicazione, per non creare questi equivoci, per non andare né in collisione, come dicevo prima, e neanche in collusione, che è un'alleanza di tipo improprio. Ecco, e adesso io avevo alcune diapositive, ve le faccio vedere così, che voglio coinvolte nella relazione di cura. Qui parliamo soprattutto della cura in senso proprio professionale. Per farci un'idea di quanto è ricca la realtà e di dove sono le cose positive e magari anche i rischi negativi. Allora, pensavo ai medici. Abbiamo parlato di stile comunicativo, abbiamo detto che non siamo tutti uguali, quante cose c'entrano nel nostro modo di comunicare, di relazionare. E mi chiedevo, come possono essere, io vi inviterei, li commentiamo brevemente, uno per uno, ma anche ad aggiungerne. Adesso, parlando insieme, i medici possono avere uno stile comunicativo paternalista. Capite cosa vuol dire? Una volta erano
faceva parte dell'essere medico, essere paternalisti. Vuol dire io so, capisco, tu non capisci, no? Vieni e ti dico io, no? Tu devi solo ubbidire e anche a taser magari, appunto, quindi uno stile paternalista. Guardate che anche qua sono due facce della medaglia, che è una faccia fastidiosa. Io non sono un bambino, non voglio che il medico mi tratti da bambino quando io dico le cose, non mi contenta via quando... no? E forse un pochino di capacità di essere autorevole come un padre, un pochino andrebbe mantenuta nel medico, non deve diventare proprio come l'ultimo dei miei amici del bar. Ecco, quindi paternalismo può essere uno stile. Autoritarismo. Beh, capiamo. Devi fare questo, no? Tecnicismo asettico, cosa vuol dire? Quello che non si capisce niente di quello che dice. Allora, è asettico perché non tradisce nessuna emozione, però è tecnico. Mi dice, invece che dirmi lei ha una polmonite, mi dice lei ha un'infezione del lobo superiore del polmone di sinistra che sta interessando il bronco destro. Non c'è neanche bisogno che mi dica tutto. Ecco. Ci sono però, soprattutto all'ospedale, medici che hanno questo tipo un po', dobbiamo interrompere, frettolosità. Questo forse è una delle cose più normali. Irraggiungibilità, non riesco mai a parlare con quel medico, sta curando mio fratello, mia moglie e non riesco a parlargli. E qualche volta in questo c'è anche una difesa da parte del medico, qualche volta c'è una cattiva organizzazione, qualche volta può esserci in qualcuno magari una cattiva disposizione, qualche volta c'è un modo di qualche medico di sottrarsi a uno scambio che vive con, che non riesce a vivere bene, a vivere con serenità, e allora non si fa raggiungere. Titubanza e insicurezza è l'opposto del paternalismo, dell'autoritarismo. Titubanza, il medico, molte situazioni non sono chiarissime, ci vuole del tempo per capire, non so come andrà a finire, però in questa incertezza non bisogna che il medico abbia uno stile di comunicazione troppo dubbioso, troppo insicuro, troppo titubante, perché questo farebbe aumentare in me l'ansia, la preoccupazione, e questo non aiuta, non aiuta. Ecco, ansiogenicità è questo, cioè un medico che genera ansia. Vado per farmi rassicurare e esco ancora più agitato di come sono entrato, no? E magari con dubbi. Che dite? Vi vengono in mente commenti o altre cose sullo stile comunicativo dei medici? Medico ricettista. Ricettista. Ma subito la ricetta mi ha fatto. Sì, sì, sì. Frettoloso, frettoloso, sì. O anche che scambia il bisogno che magari in quella relazione si esprime di avere un momento di ascolto, lo scambia per una ricetta, vuoi solo la ricetta. La medicina è diventata per molti aspetti tecnologica, a parole fin dall'università dicono che la semeiotica, cioè il vedere i segni che ci sono e quindi si possono apprezzare con la visita, è una parte importante. Perché intanto che uno ci dice i suoi disturbi, il medico, così funziona la sua mente, fa delle ipotesi. Allora mi dice che ha la tosse, mi dice che ce l'ha da 10 giorni, che è fatta così e così, col catarro, senza catarro. E intanto il medico dice, ma sarà una bronchite, però c'è anche la febbre, non sarà mica una polmonite. Oppure dice, ma sto qua però fuma da 40 anni, 3 pacchetti, non gli sarà mica venuto un tumore al polmone. Nella sua testa, intanto che io gli parlo, il medico fa una serie di ipotesi. E la diagnosi vuol dire cercare di arrivare alla diagnosi giusta. Per fare questo, certo che servono le parole del paziente, certo che servono molto gli esami che gli farò fare, ma molte ipotesi posso già scartarle con una bella visita.
perché io posso aver avuto l'impressione della polmonite e dico no, no, forse è solo una bronchite. Cioè, devo non affidare tutto alla tecnica. Passiamo al secondo schemetto. I pazienti, qua ci chiama a nascere un'alleanza per poter, però un sfiducioso sottomesso vuol dire non chiedo niente, non gli dico niente, lui capisce tutto perché il medico, quasi dopo il Signore Dio viene il medico. Allora, fiducioso sottomesso, oppure viceversa scettico, sospettoso, per carattere magari all'inizio, perché è andato a cercare, questo qua non mi sa che, no? Mi siedo già davanti a quel medico pensando, ho il sospetto che lui non ci capirà niente, oppure che dirà le cose sbagliate, oppure mi dice guarda è così, cerca di fare, scettico, no? Quello che autoritario, forse vi sorprenderà vedere questa parola autoritario anche sotto pazienti invece che solo sotto i medici, ma ci sono dei pazienti autoritari. Beh, adesso sui giornali si parla anche delle violenze contro i medici, avrete letto, no? Che dicono che qua e là succede che pazienti o familiari di pazienti arrivano alle mani ad aggredire la dottoressa di guardia che poveretta era lì. Allora anche qua ovviamente non sappiamo le situazioni, quindi non diamo giudizi, no? Ci sono anche carenze nei servizi, per carità. Però se noi lo mettiamo qui come stili di comunicazione, il paziente autoritario che va dal medico, che si è già fatto, come dicevamo prima, si è già fatto la diagnosi e dà ordini al medico, è uno stile di comunicazione non molto produttivo. Non molto produttivo. Lì allora il medico che fa la ricetta e basta, sarebbe più bravo, perché devo fare gli esami da questi, voglio fare anche la tacca, è il medico che scrive. Paziente autoritario, ma se dico ma no, forse non è il caso, magari mi arrabbio e lo aggredisco a parole, speriamo solo. Quindi ci sono anche i pazienti autoritari. L'ultimo, non compliante o bugiardi, adesso parole grosse, ma non compliante è perché noi in termini medici chiamiamo compliance la adesione del paziente a quello che noi gli diciamo. Cioè io prescrivo questo antibiotico da prendere 2 volte al giorno per 10 giorni. Il paziente non compliante dice sì, lo prendo 3 giorni, poi mi passa la fever, non, no? Oppure mi prescrive 3 pillole al giorno, mi tolgo una. O anche viceversa, mi dice una, non di più, ma mi non sta bene, mi tolgo 3. Ecco, il paziente cioè, non compliante. Peggio ancora se poi è bugiardo, che viene e dice no, sto male ancora, ma ha preso la cura che le avevo dato? Sì, regolarmente, e non l'ha presa. Questi elementi sono confondenti al massimo, perché il medico non capisce più. Se l'ha presa e sta male, vuol dire che o era una cura sbagliata o devo cambiare qualcosa io. Ma se sta male ancora e non ha fatto la cura, magari quella cura era efficace, non devo abbandonarla, è solo lui che deve farla. Quindi ecco, ci sono queste situazioni, no? Anche qui, non so se vi vengono in mente altre cose sui pazienti, o se c'è già tutto lì riassunto. Ci sono quelli che esagerano nel dire il male che hanno. Ci sono quelli che esagerano, sì. Questo, ci sono quelli che esagerano e quelli che minimizzano. La presenza nella gente, ci sono questi, c'è tutta la gamma, ma se dovessi descrivere gli estremi, a un estremo ci sono delle persone che sono così poco attente al proprio corpo che non si accorgono neanche quando hanno 40 di febbre. Devono essere gli altri a dirglielo o a fermarli. Vi assicuro che noi gattem d'ascoltarsi. Sì, sì. Oppure io penso che ci sia anche proprio una sorta di insensibilità. Allora, a me viene in mente sempre una volta, mi è successo una volta sola, di un signore che abbiamo avuto in reparto perché aveva la tosse e ci diceva che aveva un dolorino qua, ma la moglie diceva, ma muove mal quel braccio. Aveva una frattura, lui faceva un lavoro. Ed era una frattura che sicuramente gli faceva molto male,
no? Lui non si era accorto che quel braccio non lo muoveva perché aveva una frattura. Abbiamo dovuto dirglielo noi, fermate. No, ma adesso, per dire come a un estremo ci sono quelli che vanno avanti, nonostante tutto, non si accorgono di niente. Dall'altra parte c'è gente così sensibile o così attenta alle più piccole modificazioni che vengono a dire ma sento un battito strano e noi ascoltiamo, facciamo l'elettrocardiogramma, è il cuore che batte. Ma no, ma il batte però il batte male. Oppure che di fronte a, se uno ha un mal di testa, no? Quel mal di testa deve essere sicuramente un tumore al cervello. Ecco, allora tra questi due opposti, la persona che appunto va dal medico per niente e la persona che non ci andrebbe mai perché non si accorge neanche se gli si infetta un piede, ecco, c'è tutta la gamma e quindi... Certo, certo. Le soglie del dolore possono essere diverse per costituzione e anche per esperienze fatte. Uno può aver vissuto nella sua vita un episodio di dolore così acuto che tutti gli altri non gli sembrano più dolore, non li sente neanche più. E quindi la soglia c'entra, però ovviamente il discorso della soglia ha un limite. Ha un limite, insomma. Se il dolore c'è e persiste, bisognerà andare a vedere che cosa, di cosa si tratta. E sotto ci sono gli operatori. Ho scritto così per mettere dentro tutti quelli che si dedicano, gli operatori sanitari, gli OSS, adesso si chiamano così, gli infermieri, ma anche gli assistenti sociali, tutti quelli che si occupano delle persone che hanno bisogno. E ho messo collusi, collusi, cioè la persona che si prende in simpatia uno e... diventa matta. Io ho la orale camigliana, no? Mi viene in mente una suora, quando c'era ancora da noi il reparto di Otorino, il dottor Segatta, il dottor Dario Segatta, ve lo ricordate? Qualcuno di voi forse se lo ricorda. E mi ricordo che una persona che aveva un brutto problema, una laringe, e questo era in buona parte legato all'assunzione di alcol, perché tra i vari rischi c'è anche quello, e questo qua non riusciva a farne a meno, no? Allora, il reparto poi ci ha raccontato a noi che eravamo in un altro reparto che la suora gli faceva pena a questo paziente e gli portava delle bottettine del gnappa, no? E la cosa era venuta fuori perché il dottor Segatta un giorno andando a letto del paziente per visitarlo ha messo il piede sulla ciabatta del paziente e ha sentito uno scricchiolio e dentro nascosta nella ciabatta c'era una fialetta di grappa. No, allora quella suora era collusa, diciamo, un'alleanza impropria, poveretta, lei lo faceva fin di bene, no? Anche qua non stiamo a condannare, descriviamo, no? Questi atteggiamenti che possono farci sorridere, possiamo anche dire ma ha fatto bene, magari in vena pressa, possiamo anche dire così, però se li portiamo nella teoria, non va bene, non va bene perché il quadro si complica, non sappiamo più che cosa stiamo facendo. Quindi operatori collusi, operatori pettegoli, beh pettegoli potevo metterlo da tutti, però mi è venuto in mente qui. Allora pettegoli, quelli che tra di loro se la conta, che sapete che non solo il medico è tenuto per esempio al segreto professionale, tutte le persone, soprattutto nelle strutture, in ambulatorio è più facile, è una persona che abbiamo lì, è il medico, ma nell'ospedale c'è il medico, ci sono infermiere, ci sono perfino le inservienti, il medico in modo rigorosissimo, ma in modo più generico tutte queste figure sono tenute a non diffondere notizie sensibili che si riferiscono alle condizioni di salute delle persone, per qualche motivo mi è venuto da scriverlo sotto infermieri, non so, la gaverò sotto infermieri. Ecco, troppo confidenziali, anche come stile di comunicazione. Allora, è vero che qualche paziente ha un gran beneficio da sentire, per esempio, l'infermiera che gli dà del tu e che
però qualche altro potrebbe irritarsi un pochettino, quindi fa parte di uno stile comunicativo corretto quello di stare attenti. Dopo potrai scegliere di fare una cosa o farne un'altra nei singoli casi. Per farvi l'esempio, un esempio semplice, una persona anziana che è ricoverata a letto e l'infermiera va per prenderlo, accompagnarlo a fare una lastra, no? Allora un'infermiera può dire: nonno, su che ne fa la lastra. Allora, se lo conosco, se ho molta confidenza, se quella persona, ho capito tante volte che sta meglio se si sente trattato così, magari posso anche farlo. Ma posso trovare anche uno che dice: ma scusa, con che diritto ti rivolgi a me con questo tono confidenziale, non ci conosciamo neppure. Allora, cosa vuol dire? Che all'inizio, almeno all'inizio, uno stile comunicativo diretto dovrebbe essere un po' più rispettoso e asettico, no? Dopo, nella conoscenza, le cose possono evolvere, ma io credo sul piano professionale non dovrebbero mai oltrepassare un certo livello di confidenza, e l'opposto suo è troppo distante, che magari vengono a vedere delle cose, perché gli infermieri si accorgono di molte più cose dei medici dal punto di vista della quotidianità. Il medico magari fa il giro 3 minuti, 5 minuti se proprio, e poi va e torna domani, ma l'infermiere lo chiamo 10 volte. Allora, se un infermiere fa quel che deve fare, tutte le volte, ma non comunica mai, guardate che quel signore mi chiama 10 volte al giorno, perché il dolore non deve aspettare il giorno dopo che fa la visita, che glielo dice. Questa comunicazione deve andare. Invece qualcuno può essere troppo distante, fa tutte per bene le sue cose, ma non comunica, non si mette nella rete. Ultimo quadro. Non basta una volta al giorno, devono andare ogni 2 ore a chiedere al medico come va. Questo può essere necessario per una persona in rianimazione, in pericolo di vita, per un incidente, comprensibile, magari, no? Però magari in una situazione più normale devo capire. Se mi ha detto queste cose oggi, vado fra 2 o 3 giorni dal medico. Assenti. È l'opposto. Sapeste quante volte abbiamo dovuto insistere a chiamare per telefono dei familiari che non arrivava mai nessuno? Una persona ricoverata, magari che con dei problemi anche importanti, allora questi familiari a volte si è liberati. Salvo dopo, magari quelli sono i più pericolosi di tutti, i familiari assenti. Perché poi se succede qualcosa arrivano e dicono: cos'è successo qua? Chi è che ha sbagliato? Di chi è la responsabilità? Sì, vediamo, però potevate anche seguire un po' l'evoluzione delle cose. A volte abbiamo dovuto anche mandare i carabinieri a cercare i familiari di qualcuno per venire a scambiare parole. Quindi assillanti, assenti, litigiosi. E io ho scritto tra loro, litigiosi va bene anche senza niente, ma a volte litigiosi tra loro. I figli, i figli per esempio che vivono vicino a una mamma, a un papà molto anziano, che sono molto collaborativi, che capiscono le difficoltà. Poi arriva il figlio che lavora a Roma, abita a Roma e vede il papà una volta l'anno e viene e dice: ma come? No? Ha capito tutto lui, allora questi figli a volte si mettono a litigare, ma perché ti non pegai tutti i dita. Ecco, quindi a volte queste cose, una buona, per tornare al titolo, una buona comunicazione, delle buone relazioni potrebbero anticipare, insomma evitare tante di queste situazioni. Irrealistici, irragionevoli, quelli che non si rendono conto della realtà, che pensano che al giorno d'oggi la medicina risolva tutto. E non capiscono che a volte certe situazioni non hanno soluzione. Cioè, il papà è molto ammalato, il cuore non ce la fa più, io penso che purtroppo stavolta non reagisce alle cure. Come? Non è possibile, non è possibile.
la medicina è in grado di risolvere tutto, facciamo il trapianto, facciamo, no, 95 anni magari, no? Per dire c'è questa possibilità di essere irragionevoli nelle richieste e quindi anche irrealistici rispetto alla realtà. Sospettosi. E capitemi, anche qua, la fiducia cieca non va bene, quindi cercare di chiedere, di capire va sempre bene. Non appartiene ormai a altri tempi, quel che fa il medico è sempre giusto e quindi io non devo dire niente neanche di fronte alle cose peggiori. No, non è più così. Però non è un bello stile di comunicazione, di relazione, quello basato sul sospetto. Io volevo chiedere una cosa. Cioè quello in cui quel rapporto lì è continuamente sotto una lente grande di ingrandimento per trovare se c'è qualcosa che non va, se non può essere. Questo è un punto d'arrivo. Succede qualcosa, devo vedere, no? Guardate che lo percepiamo molto bene i medici che lavorano, fin dal tono con cui le persone si rivolgono, magari non ci siamo mai visti, il parente è arrivato 2 ore prima, stiamo cercando di, e non dirà allora avete trovato, ne parleremo giovedì prossimo. Qualche volta di fronte a situazioni terminali della vita, c'è poco da fare, sapete che c'è un dibattito. Si parlava nell'introduzione, c'è un dibattito tra quando si parla di testamento biologico, no, le disposizioni anticipate di volontà, cosa facciamo, cosa non facciamo. Allora qualche volta un modo sbagliato e sbrigativo è dire io non voglio che mi contesti nessuno, la situazione è quella che è, e però chiedo ai parenti, va bene così o volete che facciamo, no? E questo è veramente un modo sbagliato di scaricare su altri, che tra l'altro non hanno la competenza per prendere decisioni, un compito che è del medico. Lì è un modo sbrigativo e brutto, se è successo così, di evitare di perdere il tempo di discutere la situazione. È questa, si potrebbe forse fare questo, però ci sono queste controindicazioni, dobbiamo decidere insieme se provare a insistere in una cosa che è difficile, oppure se possiamo aiutarlo, assisterlo e non metterci a fare cose straordinarie. Un modo così è l'espressione di un giusto, di una giusta ricerca, di una condivisione del giudizio su una situazione. Invece ributtare la responsabilità di decidere su un altro non è mai la scelta giusta. Vedete da questi esempi, anche dai vostri esempi, quanto il problema di comunicare, di relazionarsi in modo corretto è importante. E non perché allora se si comunica bene tutto è risolto, perché i problemi poi ci sono, la decisione di cosa fare bisogna prenderla. E si può fare cose giuste, si può fare cose più sbagliate, però affrontare questo momento con un buono stile relazionale o no, aiuta non poco, aiuta moltissimo. Grazie. Date solo un'occhiata all'ultimissima. Capite? Cioè, sì.